Sarà sicuramente capitato di vedere una persona di successo e di pensare che è dotata di un potere superiore al tuo. Questo è vero solo in parte, le persone di successo sicuramente si sono esercitate ad utilizzare e conoscere il proprio potere, ma anche tu ne sei dotato e lo utilizzi costantemente. Non ci credi? Eppure ti parlerò del tuo stesso potere, non del mio o di quello altrui. Ogni persona, ogni essere umano ha un potere enorme che gli permette di fare tanto, di creare o di distruggere. Sai qual è la parte pericolosa di questo talento che abbiamo tutti? Non conoscerlo e non saperlo sfruttare. Infatti, non conoscerlo ti espone ad un grande rischio. Immagina di avere tra le mani un mitra mentre dormi, ti sentiresti al sicuro? E le persone vicino a te potrebbero dormire tranquillamente? Ovvio che no. E ti dico questo perché il potere è un'arma che ti può portare, come ti anticipavo prima, alla creazione o alla distruzione. Grazie al mio lavoro come imprenditore, posso dire di avere a che fare quotidianamente con moltissime persone. Il 90% di loro non hanno la consapevolezza di quante possibilità abbiamo tutti di creare. Ognuno di noi ha occasioni per creare tutti i giorni. Tu che guardi questo video in questo momento, hai un potere e lo stai utilizzando. Vuoi un esempio di potere costruttivo e di potere distruttivo? Ti è mai successo di discutere con qualcuno o di dire la parola sbagliata alla persona giusta? In quel momento hai distrutto qualcosa, hai compiuto un'azione che ha impattato sulla tua vita, in certi casi in maniera irrimediabile. La differenza tra i due tipi di potere è che distruggere è immediato. Quanto tempo ci si mette a tradire il proprio partner? Quanto tempo ci si mette a porre fine ad una relazione? Anche quella è distruzione. Stiamo parlando di pochi secondi, ma che i risultati rimarranno nel tempo. Dall'altra parte, per creare ci vuole più tempo. Pensa ad un contadino che coltiva la terra, sta creando qualcosa. Ma quanto tempo trascorre dalla semina alla raccolta? Si tratta di un'azione immediata? La creazione è meno visibile e più lenta, comporta più fatica, ma i risultati sono molto ben diversi.